un sogno effettivamente bello, molto lussuoso in un piccolo convento di monaci così, ma il convento delle Suore di Ivrea sta su via Sebastiano Veniero e affacciava su via del Vaticano, all'altezza, diceva la leggenda, molto credibile, delle stanze del Papa. Il Papa era Pio XII, Papa Celli, che come sapete era un Papa molto, molto aristocratico. E quella era in qualche modo la sua radiosveglia, il suo modo, gli suonava proprio in camera, lo svegliava la mattina. E quindi lui fece un regalo alle sue amiche. Gli regalò queste tre campane, che addirittura nel quartiere il popolo diceva sono d'argento, però sicuramente erano di altissimo valore, avevano una luce bellissima, era il frutto di gesto della generosità di questo Papa, da un lato generosità, dall'altro era anche, essendo un Papa appunto aristocratico, all'epoca andava in moda così, Papi aristocratici, e aveva, si era voluto fare una radiosveglia personale molto bella e molto argentina. Questo tema mi è venuto in mente e percorre tutto il film Storia dell'impiegato, che forse qualcuno sa che è un disco anarchico, è la storia dell'impiegato che fa fare un attentato. Questo tema anche il riff che accompagna una canzone che si chiama Il Bombarolo, era considerato un disco rivoluzionario e soppressivo. Io ho fatto un concerto con lui, l'assistente in Rai, la radio dell'epoca, e ho potuto testimoniare fisicamente che i dischi che erano considerati sovversivi venivano ufficialmente deturpati. C'era uno stalle, un coltello finissimo, che tagliava tutti i solchi che venivano considerati non trasmettibili. Per cui se passavi la puntina quello non si fa, si potevano mettere solo mi ricordo che di questo disco Storia dell'impiegato